Iniziamo dicendovi che non si fuma, fa male, poi diventate così e non va bene. Chi ha incastrato Roger Rabbit? È un film del 1988 della Touchstone. Già con la Touchstone abbiamo la prima curiosità. Praticamente quella casa di produzione era una casupola da nulla che nessuno cacava e che era un dipartimento della Disney fatto apposta per creare film per adulti. E quando fecero Chi ha incastrato Roger Rabbit, la Disney non voleva essere associata al progetto perché sapeva che sarebbero state trattate dei temi che alla Disney non piacevano troppo. E quindi la Disney decise di farlo fare alla Touchstone, sebbene la Touchstone sia sempre la Disney. Solo perché così il marchio non sarebbe stato confrontato, è fantastico. Vai, è il giudice Norton in una scena eliminata, sono traumatizzato, ma diceva di essere stato lui a uccidere la mamma di Bambi, quindi uccidetemi, niente da dire. Chi ha incastrato Roger Rabbit è tratto da un libro nel quale non sono i cartoni animati a essere vivi, ma i fumetti, e parlano tramite queste nuvolette di fumetto. E la trama è particolarmente diversa. Per esempio, la vittima di tutto quanto, la persona uccisa, è Roger Rabbit. Che crea un clone di se stesso per fare in modo che arrivi qualcuno a investigare, perché dice sono stato ucciso e insomma il clone fa tutto questo. Tipo, nel libro tutti i cartoni possono fare un clone, però Roger Rabbit può farlo tipo più a lungo, una cosa del genere. Per fare il giudice Morton inizialmente era stato scelto Robbie Williams, ma rifiutò il posto e poi venne proposto a Tim Curry. Ci stava un cifro Robbie Williams, cazzo. Ci stava tantissimo. Per chi non lo sapesse, Tim Curry è quello che fa il transessuale di Rocky Horror Picture Show, ma soprattutto It, il pagliaccio. Nel corso del film appaiono ben 81 cartoni della Disney e 19 della Warner Bros. Per esempio, fra i cartoni animati che non riuscirono a inserire ci sono Tom e Jerry e Braccio di Ferro. Nel corso del film appaiono cartoni animati degli anni 40, cartoni animati che esistevano già negli anni 40 quando è ambientato il film, ma appaiono anche cartoni animati che sarebbero comparsi più avanti, per esempio i pinguini di Mary Poppins. Vero. Se ci fate caso, non è un errore in realtà, in quanto ad essere trattate come star sono solamente i cartoni che erano già usciti negli anni 40. Quelli che ancora non erano usciti facevano i camerieri o ruoli secondari perché non erano ancora diventati famosi. Figata. Tantissimo. La sala moglia che viene usata per cancellare i cartoni animati nel corso del film, che cattiveria, è davvero la cosa usata per cancellare i cartoni animati. Anche se basta uno solo degli ingredienti per cancellarli, la sala moglia è effettivamente una tecnica usata. E ora, strafigo quella cosa, non ci ho pensato. Questa ti piacerà. Hai presente la scarpa che il giudice Morton fa sciogliere nella sala moglia? Sì. Sai chi è la doppiatrice di quella scarpa? No. La doppiatrice che un anno dopo, dopo averla vista quanto era stata brava a fare la voce della scarpa che moriva, venne chiamata per fare Bart Simpson quando nacque la serie dei Simpson. Oddio. E tuttora lo doppia lei. Strabello. Le orecchie di Roger Rabbit sono state animate da un team apposito che faceva solo le orecchie di Roger Rabbit. Le donnole all'inizio dovevano essere 7 e avere circa gli stessi nomi dei 7 nani, ma facendone una parodia. Il giudice Morton fino all'ultimo secondo doveva avere un avvoltoio perennemente appoggiato sulla spalla, ma venne tolto all'ultimo secondo perché costava troppo animarlo in ogni singola scena. Quindi ci sono molte scene in cui lui in realtà sta avendo una certa posizione perché sta cercando di non urtare l'avvoltoio. Ma non si nota. Neanche una sola cosa, neanche la colorazione, neanche le luci, nulla all'interno di Chi ha incastrato Roger Rabbit è stato fatto al computer. Questo perché pensavano che, visto che quella era una nuova tecnica che stava uscendo in quegli anni, forse sarebbe stato meglio non usarla, perché d'ora in poi sarebbe stata usata fin troppo. E infatti.
I titoli di coda del film sono i titoli di coda più lunghi della storia del cinema. In una scena che venne censurata, perché molti credono che sia una leggenda metropolitana, ma non lo è, in una scena in cui Jessica Rabbit cadeva da una collina, le si vedeva la vagina. Era stata davvero disegnata. Era uno scherzo degli animatori, perché tanto, vedendo una volta il film al cinema, non te ne accorgerai mai. Poi VHS. Ma poi in VHS dovettero coprirla con delle mutandine bianche, fatte bianche apposta per fare in modo che si vedessero che c'erano, perché nelle primissime VHS ancora non c'erano. Spesso si cita il fatto che ci sia stato un errore, perché Roger Rabbit va al cinema a vedere un cartone di Pippo che negli anni 40 non era ancora uscito. Ma in realtà erano perfettamente coscienti di questo. Il regista Robert Zemeckis decise di mettere comunque quel cartone di Pippo perché lo trovava il più divertente. Onesto, onesto in realtà. Hai presente il tunnel che si vede e che loro attraversano per entrare a Cartoonia? Sì. È lo stesso di Ritorno al Futuro. Davvero? Stesso regista. Stesso regista. Infatti ha utilizzato la stessa cosa. Cioè, che me lo scemo. Ai suoi tempi era il film più costoso di sempre. Ora si parte con le cose divertenti. Molti, visto che costava così tanto, pensavano che avrebbero usato degli escamotage per non animare davvero i personaggi. Non riuscivano a crederci. Soprattutto le altre case di produzione erano convinte che sarebbe stato un progetto fallito, che non poteva funzionare perché era davvero una cosa troppo grande da fare. E quindi l'attore che faceva la voce di Roger Rabbit, che ovviamente doveva essere in scena, visto che lui faceva solamente la voce, non doveva apparire, quindi poteva vestirsi come voleva, aveva deciso di vestirsi da Roger Rabbit, anche se non era necessario, solo per fare in modo che i paparazzi, quando si avvicinavano e cercavano di fotografare qualche scena del film per vedere come la stessero facendo, vedessero lui vestito da Roger Rabbit e pensassero che sarebbe stato quello l'effetto finale del film. E il vestito era particolarmente brutto proprio di proposito. Un genio, basta. Fu uno scandalo, perché oh mio Dio, avevano detto che sarebbe stato d'animazione, invece no, guarda, usano i costumi. E poi alla fine era d'animazione. Geniale. Geniali. Io amo queste cose. Come sappiamo, il produttore è Steven Spielberg. E all'inizio era previsto che si facessero dei sequel e dei prequel del film. Per esempio, c'è un famoso prequel che è stato cancellato, dove Roger Rabbit andava in guerra e lì salvava Jessica Rabbit. Bellissimo. Esiste anche un piccolo sequel che venne trasmesso appena prima di Toy Story al cinema. Un sequel di 10 minuti, non pretendete, fatto in CGI, non pretendete. Ma la cosa interessante è che iniziarono effettivamente a girare un sequel e Steven Spielberg amava alcune scene di questo sequel e vennero riutilizzate per un film che è proprio nell'animo, è proprio identico. Ovvero? A chi è incastrato Roger Rabbit? Schindler's List. Davvero? Ma cosa? Ha riusato alcune scene del sequel che non hanno mai fatto per Schindler's List. Uguale. Uguale. Complimenti. Cioè, complimenti. Però non si nota in Schindler's List. Quindi Spielberg non amava l'animazione prima di questo film. Dopo questo film ha prodotto 3 serie di animazione, fra cui Mignolo e il Prof e gli Animaniacs. Durante il film sono stati girati solo d'animazione 82.000 frame, più quelli del video live action. Molte ambientazioni di chi è incastrato Roger Rabbit, per spendere di meno appunto, sono quelle che venivano, che erano state create e pensate per i sequel di Chinatown, che poi non vennero mai realizzate. Figo. Però voglio dirti una cosa: se fai così esci dall'inquadratura, quindi è inutile che fai così con la mano. Ma a me piace uscire dall'inquadratura. Ha un certo stile. Una delle idee scartate per i sequel era che Bugs Bunny fosse il padre di Roger. Michael Eisner, il presidente della Disney, odiava questo film e pensava che non avrebbe mai avuto successo. Nonostante ciò, credeva nel progetto e quindi non cercava di fermarlo. Insomma, ci sperava, ma d'altro canto continuava a cercare di dire che no, non gli stava bene che Jessica Rabbit fosse così nuda, eccetera, eccetera, eccetera. Per prenderlo in giro, all'interno del film c'è una breve sequenza in cui si vede il numero di telefono di quei tempi di Michael Eisner. Ma non è quello che pensi. Ma non è quello che pensano tutti, perché c'è un'altra scena in cui appare un numero di telefono. E quella scena è stata modificata ed è stato tolto il numero di telefono, ma su un muro di Cartoonia si può vedere la scritta: se vuoi passare dei momenti molto intensi, chiama il e c'è un numero di telefono. Non si sa di che fosse quel numero, però è stato tolto dall'edizione in DVD e VHS.
il suo piano, signore. Buona giornata, signore. Ehi, come va la vita? Ci buttiamo senza paracadute? Oh, no! Oh, poveretto. Sono una bella carogna, eh? Cartoni ci cascano sempre. Figo. Ma a proposito di film simili, domanda velocissima per non tenere il tempo, Space Jam. Sì. Ok. Sapevo che la Disney aveva... Disney, no, la Warner Bros. Aveva pagato un giocatore di basket e si sembrava un sequel. Sa qualcosa? Si sta facendo il sequel. Si sta facendo il sequel, sì, ok? Sì, no, si sta facendo il sequel. Pagato Bob Hoskins. Il figlio di Bob Hoskins, il protagonista, quando finirono le riprese del film e uscì il film in sala, non parlò a suo padre per 2 settimane. E alla fine delle 2 settimane, in cui il padre continuava a insistere per capire perché cacchio figlio mio non mi parli, il figlio ha spiegato che si era molto offeso perché era abituato ormai a vedere passare stelle del cinema in casa sua. Ma suo padre aveva fatto un intero film con i cartoni animati e non gliene aveva presentato neanche uno. Grande figlio. Durante la scena della rissa, nella versione originale del film, qualcuno gridava "Son of a bitch!" Figli di puttana, non si potrebbe dire, penso, vabbè. E quindi il film ha rischiato di non andare in onda per questo motivo, di andare in onda, di non andare in sala per questo motivo. Visto che nessuno credeva in questo progetto, decisero di togliere il punto esclamativo dal titolo. Infatti il titolo è "Chi ha incastrato Roger Rabbit?", senza punto di domanda. E questo, nella grande tradizione del cinema, è considerato un porta sfortuna dei peggiori possibili immaginabili. Questo film è stato un successone tale che i soldi che ha guadagnato sono stati usati per fare tutto il rinascimento Disney fino a Tarzan. Bicchia. All'inizio, il protagonista doveva essere fatto da Harrison Ford. Tu ti intendi di musica, no? Sì. Conosci Sting? Sì. All'inizio, la canzone "Il cuore di Lazzaro", la conosci? No. Ok. Sa niente. Era una canzone di questo film, ma poi venne cambiata perché non si voleva trasformare il film troppo in musical e quindi venne tolta. Che però Sting la fece nel suo album. Esatto. Come fai a saperlo? Non lo so, ho immaginato. C'è una scena che forse ricorderete di questo pellicano che va in bici, poi inciampa e cade. In realtà è un errore. Non doveva inciampare e cadere. È caduto davvero? Praticamente, come saprete, tutti gli oggetti che i personaggi reggono nel corso del film sono ovviamente fatti o con dei robot che li reggono oppure da persone che li reggono con dei pali. La persona che stava reggendo l'oggetto con cui interagisce il pellicano ha fatto cadere l'oggetto a metà della scena, ma la scena era uscita bene e quindi la tennero e fecero cadere il pellicano. Bellissimo. Richard Williams ha disegnato il costume di Roger Rabbit e l'ha fatto con i colori della bandiera americana per far credere che ci fosse qualcosa dietro che non c'era. Cioè, bellissimo. Roger è stato pensato per avere una faccia tipica della Warner Bros., un corpo tipicamente Disney e un atteggiamento tipico della Tex Avery. È girato ultimamente questo falso mito del giudice Morton che in realtà è una lucertola e che lo si vede in alcune scene. Non è vero, non è vero. Non è mai stato rivelato quale fosse il vero aspetto del giudice Morton sotto il suo costume d'essere umano. E basta, ok? Non è mai stato rivelato, mi spiace, sarebbe figo, ma no. Vai, vai. Questa non è una curiosità strettamente legata a chi ha incastrato Roger Rabbit, ma di sicuro ve lo siete sempre chiesti. Da dove arriva quella cosa? Tattaratatta, tatta. Ovvero "Ammazza la vecchia" col flit. Che se lo vuole col cazzo. Nella versione italiana è "Ammazza la vecchia" col flit, perché il flit era questo, diciamo, nuovo prodotto simile al DDT per ammazzare le mosche. E sembrava una battuta carina per il labiale, perché all'interno dei film capitava spesso che dicessero il testo di questa canzoncina, ma col labiale non c'entrava nulla. "Ammazza la vecchia col flit" ci stava. Il testo originale dice "The shave and the haircut, 2 bits", che significa barba e acconciatura, 25 cents. 2 bits sono 25 cents. Ed era la canzoncina che cantavano i barbieri per invogliare la gente ad entrare nei loro negozi. Era, diciamo, uno slogan di tutti i barbieri per
far capire alla gente che con 25 cents potevi farti la barba e farti la conciatura. Ovviamente 25 cents nel 1800, perché questa canzone è più vecchia di quello che pensate. Vi siete mai chiesti che cosa vuol dire Acme? Sì, me l'avete già commentato 30 milioni di volte. Acme è l'acronimo che sta per A Company Making Everything. Una compagnia che fa qualsiasi cosa. E in greco vuol dire eccellenza. E arriva da Willy il Coyote Bip Bip, dove praticamente volevano avere un'agenzia che producesse tutti gli oggetti usati da Willy il Coyote, di cui non ne funzionava neanche mezzo. Volevano semplicemente fare una battuta e mettercela. E poi hanno iniziato a mettere in ogni cartone Warner Bros. E quando hanno fatto Chi ha incastrato Roger Rabbit, ovviamente non potevano non fare questa citazione. Il pubblico alla prima proiezione fu presentato a un pubblico tra i 18 e i 19 anni. E sapete quanti di questi sono usciti dalla sala? Zero. Tutti. Tutti. Sono usciti tutti dalla sala dopo 5 minuti. Ok? E Robert Zemeckis, quando si accorse che la gente era uscita, perché come sapete all'inizio ci sono circa 12 minuti di pura animazione che non dà il minimo indizio nel minimo sentore che ci sia qualcosa dietro a questo film, beh, Robert Zemeckis, anziché restarci male, disse: ok, visto che la gente se n'è andata, vuol dire che sono riuscito nel mio intento, la lasciamo così com'è. Michael Eisner si incazzò un tantino, ma fa niente, stravello l'inizio. A Steven Spielberg stava bene. C'è questa scena nel bar dove praticamente il giudice Morton chiede se qualcuno ha visto un coniglio. E c'è questo ubriacone che dice: oh sì, qui c'è il mio amico Harvey, il coniglio invisibile. E nessuno ha capito sta battuta, ma Harvey era un cartone animato degli anni 40 che parlava di questo coniglio invisibile. Ah. Cioè, che bella. Sembra quasi una cosa stupida che dovrebbe far ridere ma non ci riesce. Ma no, esisteva davvero questo cartone. Probabilmente quel cartone era davvero lì, solo che era invisibile. Però nessuno l'ha capito. L'unico vero errore imprevisto all'interno di Chi ha incastrato Roger Rabbit, oltre a quelli tecnici che ha qualsiasi altro film, è il fatto che abbiano fatto apparire la bandiera americana con 50 stelle quando ai tempi gli stati erano 48. È uno dei film più belli di sempre. Cioè, allora è l'infanzia di chiunque l'ha visto d'infanzia, ed è il presente di chiunque l'abbia visto adesso, del futuro di chi non l'ha ancora visto, che dovete guardarlo, nel senso. È bellissimo. Aveva strasenso questa frase di fondo, però l'ho detta male. Però guardate il film, se non l'avete visto guardatelo e vi piace. Perché se non vi piace Chi ha incastrato Roger Rabbit, ma che viene a vedere un video su YouTube 100 curiosità su chi ha incastrato Roger Rabbit se non ha visto Roger Rabbit? È vero anche questo. Il motivo per cui Chi ha incastrato Roger Rabbit è ambientato negli anni 40, anche se il libro è ambientato negli anni 80 e il film è degli anni 80, non riuscirono ad ottenere i permessi per la maggior parte dei film di quegli anni. Esatto. Sono fiero di te, sono fiero di te. Perfetto. Quando due menti entrano in profondità e riescono a compenetrarsi fino in fondo, riescono a convincere l'altro a smettere di fumare. Non fumate. Cioè, me lo ricordo benissimo, ma sono anni che non lo guardo, quindi direi che è anche ora di riguardarlo. Al quadrato, al circolo e al rombo meno il 18%.